italiano, spero che il testo in inglese possa essere chiarito. Allora, il recupero dei giardini della Reggia di Venaria si inserisce appunto in un più ampio progetto che ha coinvolto l'intero complesso. Quindi l'immagine che viene riproposta del giardino è anche una logica conseguenza delle scelte che sono metodologiche che sono state adottate per il recupero della Reggia e delle sue strutture di servizio, e ha richiesto quindi un notevole sforzo di quello che è di approfondimento e di adeguamento del progetto nel corso del cantiere, per riuscire poi a rispettare quelle che erano le, diciamo, idee concettuali di partenza. Infatti in questa immagine riparto un po' come Paolo, attraverso proprio a rappresentare la Reggia e questo simbolo che ha caratterizzato l'intervento di recupero, che in qualche maniera è diventato anche un elemento importante per il nostro giardino. Appunto nel 1997 il Ministero dei Beni Culturali e Regione Piemonte decidono di affrontare questo grosso progetto di recupero del complesso grazie a dei fondi messi a disposizione dall'Unione Europea. E l'obiettivo del progetto è stato sin dall'inizio non solo quello di restaurare le sue architetture, ma di riuscire a riproporre l'immagine generale del complesso attraverso il recupero del rapporto tra le architetture, tra il costruito e il suo territorio circostante. Il complesso della Reggia di Venaria è stato appunto oggetto negli ultimi 30-40 anni di molteplici studi e autorevoli pubblicazioni che hanno contribuito anche a capire appunto quello che erano le vicende del giardino. E quindi la prima operazione che è stata fatta è quella di costituire un gruppo di lavoro con a capo l'architetto Mirella Macera del Ministero dei Beni Culturali, che aveva proprio l'obiettivo di analizzare queste tematiche per arrivare, attraverso un'attenta lettura e analisi delle informazioni storiche e dello stato dei luoghi, a definire quelle che dovevano essere le linee guida per il progetto di restauro, che sarebbe stato poi affidato a un gruppo di professionisti individuati attraverso un bando pubblico. E quindi la prima parte del lavoro si è divisa, diciamo, concettualmente in tre parti. Sono stati quindi, la prima parte riguarda l'analisi dei disegni, dei progetti, dei rilievi dalla seconda metà del 600 a tutto quello del 700, ma anche il periodo dell'occupazione militare. E quindi attraverso questo lavoro è stato possibile quindi individuare quelle che erano le dimensioni, l'articolazione dei giardini e l'organizzazione dei vari episodi e gli elementi che lo caratterizzavano. La seconda invece ha preso in considerazione anche le immagini iconografiche, che spesso sono delle rappresentazioni non precise e veritiere di questi giardini, ma che comunque sono serviti per identificare alcuni elementi di dettaglio degli episodi e anche per la compressione a volte della componente botanica. E poi la terza è quella invece dei testimoniali di Stato e le varie descrizioni del tempo, che quindi attraverso un lavoro di contestualizzazione, grazie al lavoro del professor Paolo Cornaglia, cioè, ci sono stati molto utili per definire invece quelli che erano gli elementi vegetali che sono stati utilizzati per il giardino. Diciamo che la sintesi di questo studio ha permesso di far emergere in maniera quindi definitiva quella che era la struttura concettuale compositiva che attraversa tutta la storia dei giardini di Venaria e che lega intimamente, diciamo, il palazzo e i giardini. Un legame appunto che ha origine con l'intuizione di Amedeo di Castellamonte di sviluppare il suo ambizioso progetto attraverso questo asse compositivo che lega città, palazzo e giardini, e un dialogo che poi troviamo anche tra le architetture e le composizioni che vengono adottate nella definizione dei singoli episodi. E anche le trasformazioni appunto del 700 riprendono su ampia scala, questi concetti. Difatti,
l'asse compositivo, diciamo quello che è il progetto Castellamontiano, viene trasformato nella principale prospettiva e quindi la nuova composizione planimetrica della Reggia diventa il punto di riferimento nella definizione anche degli spazi esterni. E anche quelli che sono poi gli interventi di Filippo Juvara dopo il 1714 e tutto che viene realizzato durante il corso del Settecento, anche se modificano la struttura in maniera importante magari del palazzo, rispettano questi concetti. Quindi, parallelamente a questo lavoro sulla documentazione storica, è stato anche svolto un lavoro sullo stato dei luoghi e a partire da quello che era il rilievo del territorio e della documentazione fotografica del sito, utilizzando anche delle fotografie aeree. Una di queste immagini dall'alto in particolare si è rivelata appunto molto importante perché lo scatto eseguito con particolari condizioni meteorologiche ha permesso di evidenziare quelle che appunto erano le tracce sottoterreno dei viali del Parco Alto e dei resti del Tempio di Viale. Allora, sulla base di questa indagine è stata predisposta una prima valutazione di quelle che dovevano essere le potenzialità archeologiche che sono state poi messe appunto a disposizione del gruppo di progettazione che doveva sviluppare il progetto. È questo qua, l'ho evidenziato prima. Il Tempio di Viale. Sì, ci sarà poi un'altra immagine da vedere in dettaglio e questo sono i primi interventi di scavo per verificare la reale consistenza di queste strutture. Queste sono invece altre parti, più invece sotto il muro della Corte Normanna. Diciamo che poi per poter redigere queste linee guida del progetto, oltre appunto alla raccolta di questi dati tecnici, sono state anche fatte delle considerazioni su quelle che potevano essere le metodologie da adottare per l'intervento sul giardino. Quindi una prima ipotesi era quella di impostare un intervento di tipo più paesaggistico, quindi liberare l'area della vegetazione che era cresciuta in maniera naturale, senza disegno, e anche di tutti quegli edifici realizzati durante il periodo di occupazione militare, tracciare la trama dei viali secondo la rappresentazione dell'ultima testimonianza del fine Settecento e trattare a prato quelle che erano le aree libere e utilizzare pannelli di informazione e i moderni strumenti di comunicazione per raccontare le antiche composizioni e la storia di questo luogo. Però questo tipo di intervento risulta particolarmente efficace soprattutto in contesti poco urbanizzati e quindi in presenza, diciamo, di un paesaggio integralmente conservato sia nelle forme che nelle destinazioni rispetto appunto a quello che è la condizione originale. Questo però appunto non era la situazione di Venaria, dove solo verso la Mandria, che è questa è nella parte qua in basso di questa immagine, e troviamo questo tipo di condizioni, mentre quelli che sono stati gli insediamenti industriali rivolti a nord e il campo volo degli elicotteristi hanno completamente trasformato quello che era il suo, in gran parte trasformato quello che era il suo contesto originale, diciamo che siamo ormai quasi in un contesto praticamente urbano. L'altra ipotesi potrebbe essere quella di fare una costruzione in stile, però l'altra ipotesi era quella di fare eventualmente una ricostruzione anche in stile. Però questo tipo di, per la Venaria questo tipo di approccio al progetto presentava diversi problemi. La prima è appunto che la scelta delle immagini del giardino da riproporre deve tenere conto del contesto dell'architettura della Reggia e l'architettura della Reggia non rappresenta un complesso unitario, ma risultano come diciamo una grande fabbrica di computer che unisce elementi del periodo seicentesco e quelle che sono le trasformazioni del Settecento. E questi tratti sono stati volutamente conservati nell'intervento di restauro. Inoltre gli stessi giardini, come vi ha raccontato prima Paolo Cornale, attraverso le ricerche storiche, era emerso come sia per quelli degli episodi del Seicento, ma anche nel Settecento c'erano numerosi e considerevoli episodi che non sono mai stati o realizzati o completati. E quindi anche i dati tecnici e i dettagli necessari per una ricostruzione dei singoli episodi, per quanto ci fossero dei
documenti a disposizione, anche molto importanti, non sarebbero stati sufficienti. Si sarebbero quindi dovuti introdurre diversi elementi di fantasia, poi presi da esempi di altri giardini, che avrebbero portato probabilmente alla costruzione di un luogo distante da quello originale, qualcosa che non è mai esistito. E allora l'insieme di tutte queste considerazioni ha fatto, diciamo, emergere una sintesi di queste riflessioni in cui è emersa la volontà di riprendere quelli che erano i tratti identitari di questo luogo, diciamo concettuali prima che materiali, che possiamo così definire. Recuperare l'immagine caratteristica dei giardini di Maria che si è venuta a creare tra la seconda metà del Seicento e nel corso del Settecento, riproponendo i precisi rapporti che legavano le architetture della Reggia ai suoi giardini. E quindi è stato così ipotizzato uno schema concettuale compositivo che ricostruisce per il Parco Alto quelle che erano le geometrie e le proporzioni degli spazi più prossimi alla Reggia, quindi il Gran Parterre, il Giardino Inglese, il Giardino Fiore. E quella che era la trama dei viali che dava origine ai 12 boschetti. Quindi questo lo schema permette di riproporre quelle che erano le asserità, gli allineamenti, le prospettive, i collegamenti visivi, che diventano quindi, che sono stati individuati quali elementi che definiscono la matrice del disegno che caratterizzava il giardino di Venaria, recuperando quindi anche i riferimenti col contesto paesaggistico. La scelta di utilizzare quindi le proporzioni del disegno settecentesco, in questo caso, era motivato anche dalle ricerche storiche che documentavano la sua realizzazione per il Parco Alto e inoltre l'attuale disposizione planimetrica e volumetrica delle architetture del Parco Alto è conforme e diciamo ricalca quello che appunto era il progetto settecentesco. Il disegno poi dei singoli episodi doveva essere invece poi sviluppato secondo un linguaggio compositivo e architettonico contemporaneo, finalizzato ad evocare quelle che erano le funzioni e gli elementi caratteristici dei singoli episodi, utilizzando dove le informazioni lo consentivano le specie botaniche del tempo. Per quanto invece riguarda il Parco Basso, lo schema compositivo ha messo al centro del progetto quelle che erano le potenzialità archeologiche del luogo e il loro conseguente recupero. Diciamo che l'obiettivo è che i reperti portati alla luce e restaurati avrebbero rappresentato l'autentica testimonianza del giardino più antico. Gli elementi architettonici e compositivi poi mancanti, sempre per il Parco Basso, dovevano poi essere riproposti evitando ricostruzioni stile, ma con una volontà evocativa necessaria a riproporre quelle che erano le proporzioni, la simbologia, l'armonia del giardino del progetto di Castellano. La scelta anche qui era suffragata dalle ricerche storiche che documentavano come il progetto seicentesco fosse quello realizzato almeno nei suoi tratti essenziali, a differenza invece del progetto del Settecento, sempre rimasto sulla carta per questa porzione del territorio, tranne che per l'asse centrale, anche se con molto significato. Anche qui l'immagine odierna delle architetture del palazzo verso ovest, che è quindi questo spazio qua, e del cortile delle tenaglie, del muro sotto la corte d'onore, qua ci sono immagini in sequenza di queste porzioni dell'edificio, e dell'edificio di Castelvecchio, per tutte le parti rivolte a nord, si identificano proprio ancora con il progetto castellamontiano. Quindi poi, individuato quello che doveva essere il percorso metodologico, per il progetto il suo sviluppo può essere diviso, diciamo, in due fasi. Nel 1999, attraverso un concorso, è stato individuato un gruppo di progettisti che hanno trasformato in progetto quelle che erano le linee guida generali e ha realizzato i primi lotti di intervento.
diciamo che il progetto, anche per le problematiche legate alle tempistiche molto contingentate imposte dal sistema di finanziamento dell'opera, ha recepito solo in parte sia l'indicazione delle potenzialità archeologiche di cui vi ha parlato prima il professor Cornaglia, e anche dello schema concettuale ipotizzato nelle linee guida preliminare alla progettazione. Le stesse problematiche, sempre dovute anche molto all'urgenza di completare dei lavori, non hanno consentito di attuare alcuni possibili riflessioni e miglioramenti nella fase di cantiere. E questo invece è un'operazione che invece dovrebbe essere molto importante in un intervento di questo tipo, di questa complessità, quando si lavora con i beni culturali. Il cantiere dell'opera comunque ha fatto emergere consistenti resti del muro su quel rivolto verso il palco basso e nell'area della fontana di Ercole. Allora, per non perdere questo patrimonio, venne quindi presa la decisione di procedere a uno stralcio di queste opere, affidando poi la messa in luce dei reperti a un intervento specifico da svolgere in una seconda fase. E nel 2004, quindi, al termine di questa prima fase, che ha interessato un'area di 22 ettari, degli 80 che fanno parte adesso della proprietà, il disegno realizzato restituiva efficacemente, diciamo, quelli che erano i rapporti tra l'architettura e l'esterno, sottolineava quindi l'apertura in infinito e il suo essere al centro di uno spazio geometrizzato. Emergevano però alcune lacune progettuali a cui era necessario dare una risposta. Quindi, nello stesso anno, sotto la direzione del funzionario del Ministero dei Beni Culturali, l'architetto Mirella Macera, fu costituito un ufficio a cui fu affidato il compito di risolvere queste criticità e di rivedere e completare quello che era il progetto nelle parti non ancora realizzate. L'ufficio si è occupato negli anni del cantiere di recupero dei reperti archeologici e dell'ampliamento dei giardini fino all'attuale estensione degli 50 ettari. Quindi, diciamo che in questa seconda fase lo schema progettuale preliminare raggiunge una forma più compiuta sia dal punto di vista concettuale, ma anche nella sua realizzazione sul campo. Poi, diciamo, il racconto dei singoli episodi è adattato in funzione, quindi l'intervento del progetto di recupero è stato adattato in funzione delle informazioni che sono state raccolte nella fase di studio, diciamo che è stata anche una scelta caso per caso. E uno degli episodi più complessi è stato quello dell'asse centrale. Nel giardino seicentesco, appunto, presentava le due architetture che simbolicamente e scenograficamente erano più spettacolari del progetto del Castellamonte. All'inizio del Settecento, quindi demolite queste architetture, raffigurava la principale prospettiva all'infinito del nuovo progetto, coinvolgendo, appunto, nella sua definizione su scala territoriale anche la vicina tenuta della Mandria. Proposito che poi nella sua reale configurazione di fine Settecento viene molto semplificata. Diciamo che questo cantiere è quello che ha richiesto i maggiori adeguamenti e approfondimenti progettuali nel corso dei lavori, in funzione di quelli che sono stati i ritrovamenti archeologici. Diciamo, le ricerche preliminari avevano evidenziato, appunto, le tracce di quelle che erano i tempi di Viana, e mentre per la fontana d'Ercole si pensava completamente persa, anche se c'erano delle ipotesi notarie, c'era il rilievo e quindi la fontana d'Ercole e questo secondo, quindi era completamente coperta dal bosco, mentre questo era all'interno di un prato coltivato, dall'altra parte era completamente in mezzo alla vegetazione. Quindi il primo progetto, quello realizzato appunto dal gruppo di concentrazione, prevedeva di recuperare le stelle del Tempio di Diana, di riprofilare la sponda che divideva i due livelli del giardino e di riproporre questa prospettiva
prospettiva all'infinito in asse con la sala di Diana. Disegnare con un piccolo tratto, con un piccolo corso d'acqua, l'asse della composizione. Però per fortuna nel corso dei lavori di sistemazione dell'area occupata in precedenza dalla fontana d'Ercole sono emerse delle strutture murarie. Quindi si è deciso di stralciare l'area dal cantiere in corso di esecuzione, si è proceduto con una serie di saggi preliminari per stabilire quella che era la consistenza dei reperti che poi attentamente rilevati sono stati messi in relazione con tutta la documentazione storica a disposizione. Sulla base quindi dei dati che abbiamo ricavato da questa sovrapposizione è stato possibile poi fare un esteso cantiere prima di scavo e poi di restauro di questi reperti. Quindi però il forte valore simbolico e materico dei reperti della Fontana d'Ercole, tornati alla luce, ha fatto emergere quindi la consapevolezza e la necessità di ripensare in maniera generale questo asse centrale. L'obiettivo è quindi diventato quello di creare un disegno in grado di coniugare planimetricamente quella che era il recupero della simbologia del Seicento, che era spesso dall'elemento dell'acqua che legava le due architetture, e altimetricamente proporre la prospettiva all'infinito del Seicento in asse con la Regia. Diciamo che il tentativo in questo spazio è quello di unire due secoli di storia in questo complesso. Quindi, grazie al ritrovamento della vasca centrale della Fontana d'Ercole è stato possibile ricavare quella che era la larghezza e l'allineamento del canale, o comunque come era stato il canale, uno che non si sa se è mai stato realizzato, ma che comunque concettualmente era molto importante. E questo è stato confrontato con i rilievi dei reperti archeologici, con le diverse immagini iconografiche dell'epoca disponibile. Il canale che poi viene riproposto è concepito invece come un segno d'acqua, che volutamente è lineare e semplice nel suo profilo e nel suo disegno. Quindi si presenta con una larghezza di 8 metri e uno sviluppo di lunghezza di 740 metri. Poi le attuali disponibilità idriche, esigenze tecniche legate al dislivello esistente, hanno richiesto l'introduzione di una serie di piccole cascate, di piccoli salti di quota, questo per garantire un livello costante d'acqua nell'invaso e assicurare quello che è l'effetto di riflessione delle pitture della Reggia sulla superficie dell'acqua. Il disegno poi di questi salti è stato reso uniforme con il progetto generale, prendendo una ripartizione di questi salti che riprende l'allineamento dei viali trasversali del parco. Per quanto invece riguarda la prospettiva, appunto, i viali alberati, 410 aceri campestri che sono disposti su quattro filari paralleli al canale completano il disegno di questa porzione e hanno appunto l'obiettivo di proporre questa visuale all'infinito che caratterizzava il giardino di Venaria e che qui trovava la sua massima espressione. Qui per quanto riguarda questa porzione, qui un tema molto caro al professor Tornaglia, speriamo che questo intervento non si possa ancora considerare come completo, perché appunto un giorno si spera di poter dare un ulteriore compimento al progetto attraverso il superamento del confine del giardino e la riproposizione di questa prospettiva anche all'interno del Parco della Mandria, che tra l'altro è anche un'operazione non così complicata dal punto di vista tecnico, diciamo più ideale di voler portarlo avanti. Un altro episodio molto significativo è invece quello del giardino basso, e nel giardino ideato da Castellamonte rappresentava lo spazio, diciamo, architettonicamente più elaborato. Allora, da una parte c'era il muro, che era il muro di contenimento con il livello superiore del giardino, disegnato da paraste, nicchie e grotte. Il disegno del muro si rifletteva nella sequenza delle fontane decorate da gruppi scultori che occupavano lo spazio centrale, poi tutto era decorato da piante in vaso toccate secondo l'arte del tempo. Allora questo è il giardino delle fontane, questo è il muro che quindi separa i due livelli del
giardino, e questa è la sequenza, queste ci sono le paraste, le nicchie e una sequenza di 7 grotte, e i riferimenti si vede abbastanza come tutti questi specchi d'acqua hanno un preciso riferimento con l'architettura del mondo. E la stessa cosa è poi delle disposizioni di queste piante all'interno delle cuore. Questo però invece di tutto questo era completamente scomparso, c'era solo sotto la corte d'onore alcune tracce, c'erano ancora i resti di questo muro, però completamente senza disegno architettonico, trasformato durante il periodo di occupazione militare. Il tratto, quello sotto la reggia, sotto il cortile della Tenaglia, era stato realizzato un collegamento sorretto dal colima che serviva agli italiani per fare il giro di ronda. La parte sotto il giardino invece era forse stata completamente interrata. E quindi per questa porzione del giardino il primo progetto prevedeva una configurazione diversa. Solo che mentre si restaurava la reggia, sotto la reggia si è scavata questa porzione e sono scavi per degli interventi di consolidamento, e solo che lì è emerso proprio il muro originale anche col suo apparato decorativo. Altre porzioni di questo muro sono apparse mentre si facevano gli scavi per l'anello tecnologico intorno all'edificio. E, diciamo che quindi si è deciso di recuperare questa struttura. Anche qui si è fatto uno stralcio rispetto al progetto generale, qui più esteso, è stato bloccato, diciamo, tutto il cantiere anche di rifacimento del giardino. E quindi si è proceduto con prima una messa in luce di tutta la struttura, sono quasi 300 metri di scavi, è stata ridata quella sua funzione strutturale al muro ed è stato ricostruito il suo disegno architettonico del paramento e ricostruite le volte in base ai modelli che abbiamo trovato durante le mine, in alcuni ancora conservati. Quindi il muro è diventato quello che era l'elemento da cui partire per il progetto. E era uno spazio, un lungo rettangolo con dei livelli non uniformi e in parte occupato da una struttura semipogea che era la struttura delle centrali tecnologiche, che ormai era già stata quasi completata e comunque era un'esigenza che a prescindere bisognava inserire nello spazio esterno del giardino. E qui il progetto ha fatto. Si è deciso di procedere con una concezione anche un po' più innovativa del progetto e di affidarsi a un artista contemporaneo, sensibile ai temi del rapporto dell'uomo con la natura, per evocare e interpretare quello che era il simbolismo e il formalismo del giardino del Seicento. E quindi in collaborazione con allora direttore del Museo di Arte Contemporanea del Castello di Rivoli, altra residenza reale piemontese, da Gianelli, è stato individuato il maestro Giuseppe Pronone quale giusto interprete per portare avanti questo intervento. Poi, per riuscire a dare anche una coerenza e sintonia con il resto della composizione e con le architetture del muro, fu elaborato quello che noi abbiamo chiamato il disegno dei grandi quadrati, che è questa divisione, diciamo, schematizzata e geometrica, in grado di riassumere quella che era la geometria e la simmetrica disposizione del giardino seicentesco, adeguata però a questi importanti dislivelli ormai esistenti. Il maestro poi ha utilizzato quelli che sono gli elementi polimaterici di questo giardino seicentesco, quindi l'acqua, i materiali lapidei e la componente botanica, per dare origine a 14 opere che riprendono fontane, giochi d'acqua, sculture e composizioni botaniche. Diciamo che attraverso la sua sensibilità e creatività hanno garantito per noi un risultato fortemente evocativo dello spirito del luogo, e che il risultato non è per noi un parco delle sculture, ma un intervento coerente con lo spirito generale del progetto dei giardini della Reggia di Venezia. Molto importante è quello del parterre, che è lo spazio più rappresentativo invece dell'ambizioso progetto del Settecento.
c'è, torno in alcune immagini che avete magari già visto prima attraverso la presentazione di Paolo. Lo spazio era occupato da diversi edifici del periodo di occupazione militare, ma ci troviamo comunque anche nella parte più compiuta del complesso, con uno sviluppo planimetrico e coerente con quanto realizzato nel corso del Settecento. Lo spazio è delimitato a nord da quelli che erano, si possono vedere queste due immagini anche qua, quelli che erano due padiglioni garrobiani, e al centro era, c'è la galleria grande, e a est ci sono tutte le maniche di servizio realizzate dall'Altieri e la facciata della cetroniera dell'Oduvarla. Diciamo con una configurazione differente rispetto a quella del primo progetto del Settecento, in quanto le architetture di servizio che vengono realizzate nel corso del Settecento avevano assunto appunto una diversa conformazione rispetto alla prima idea progettuale. Quindi questo è il progetto di inizio Settecento, questo era le zone di servizio che invece hanno appunto una configurazione diversa attraverso gli interventi, questo Altieri e questo è Iuvarra, appunto la citroniera, il Sant'Uberto e la trasformazione dell'interno della galleria grande. Quindi il primo riferimento è stato il rilievo di fine Settecento, che ci permette di intuire la geometria di questo spazio, però appunto su questo dettaglio, quindi si vede come è un disegno, lo scopo era un altro, non si voleva rappresentare il giardino ma dare una vista d'insieme, quindi i tratti sono molto approssimativi. Però per fortuna le ricerche di archivio avevano messo a disposizione un altro documento, questo si tratta di un disegno appunto che rappresenta in maniera molto dettagliata quello che è preciso, quello che è lo sviluppo del complesso, e diciamo con una configurazione degli spazi che è molto vicina a quello che è lo stato attuale. Questo disegno appunto però riproduce in maniera accurata anche quello che è lo spazio del parterre, e questa, quindi la lettura di questo documento ha permesso di identificare quelli che erano anche gli elementi del giardino, quindi i parterre a prato nello spazio centrale, formati da tappeti erbosi circondati da una doppia siepe a formare delle piattavande, in cui erano disposti all'interno delle piante doppiate di legno. Poi c'erano lo spazio di grande viale, quindi per il passaggio delle carrozze, dove venivano disposte le piante invece in cassoni, e le stanze di verdura, che erano appunto posizionate sul perimetro e formati da volumi di siepi attraversati da un percorso centrale che metteva in collegamento con degli spazi più ampi che erano le proprie vere stanze. Il disegno però permette, molto dettagliato, anche di ricostruire quelli che sono i rapporti tra l'architettura e il giardino, e in particolare diciamo lo schema compositivo, quindi l'asse centrale che passa attraverso centro della galleria grande, e il secondo che è perpendicolare al primo che attraversa l'asse della cittadina. Le stanze di vertura, che erano invece in asse con quello che erano le scalinate laterali delle terrazze, e anche i viali avevano dei riferimenti con le architetture, come questo viale rivolto verso quello che è il giardino inglese, che il centro di questo percorso è allineato con una serie di filat all'interno del padiglione fino a raggiungere quello che era il loggiato davanti alla sala di grado. Poi la scala metrica del disegno e i riferimenti con le architetture hanno permesso di ricostruire quelle che erano le proporzioni dei singoli elementi. Le ricerche di archivio hanno messo anche a disposizione un testimoniale di Stato, quindi dove veniva descritta la componente botanica di questo luogo, quindi le siepi di bosso per il pianino del parterre, i tassi per le aiuole e i carpi, carpinopetulus, per il pianino delle stanze di verdura. Lo sviluppo invece poi altimetrico della componente botanica è
stato definito grazie a una veduta di inizio 800 di Carlo Randoni. Sono una serie di vedute, questa in particolare rappresenta appunto il Grand Parterre, e si può leggere chiaramente quello che sono lo sviluppo altimetrico delle architetture, e attraverso il confronto con appunto l'architettura è possibile anche dedurre quello che sono le altezze delle siepi e anche il disegno sia del bosco, delle cattavande e delle piante, dei passi che erano contenuti al suo interno. Diciamo, è stata poi fatta anche un confronto con quella che era la manualistica del Settecento e in particolare con il trattato di Pietro Cambini. E la descrizione che lui ne fa del Parterre de Gazon, nel suo volume appunto, è molto affine e simile a quanto realizzato da Pietro. Poi il rilievo dei luoghi ci ha permesso anche di, è stato fatto prima dell'intervento, ci ha permesso anche di ricavare quello che era l'andamento altimetrico di questo spazio. I punti di riferimento sono stati la base della scala sotto la Galleria Grande, l'ingresso della Citronica e il muro che c'è al fondo del giardino. E quindi ricostruendo quel piano inclinato che partendo dall'esterno degradava verso la reggia con una pendenza di circa 2,5 metri e che quindi era questo accorgimento comunque prospettico che si affacciava dalla reggia, facilitava la lettura di questo spazio che comunque ha una dimensione di 6 metri. Quindi diciamo che la geometria di questo spazio, ma anche la proporzione innalzata della componente botanica, erano diciamo i tratti fondamentali per esaltare il valore dell'architettura settecentesca. Queste considerazioni quindi sono diventati quasi un naturale elemento su cui si è basato il progetto di questo ambito, che quindi ha enfatizzato il rapporto tra il palazzo e il giardino. Più velocemente, questo invece poi è l'intervento sul recupero del potager, che è stato fatto dopo nel 2011, cantiere che è durato circa 2 anni e mezzo. Queste sono le immagini che rappresentano la sua realizzazione. Purtroppo quando si è deciso di fare questo intervento ormai l'area del potager è fuori dalla nostra proprietà, dove c'è il campo gol degli elicotteristi, e quindi hanno preso sì, e quindi è stata fatta riflessione se era possibile reinserire questo elemento all'interno del progetto del giardino. E per fortuna appunto esisteva nell'area del Parco Basso una cascina, la cascina del Celvascello, che era stata realizzata nell'Ottocento, quindi questi terreni che non avevano mai avuto un disegno in particolare nel giardino avevano avuto una destinazione agricola. E quindi si è deciso di inserire il progetto del potager in questo spazio, appunto per sfruttare anche queste due potenzialità: da una parte riproporre uno degli elementi importanti del giardino, e dall'altra quello di valorizzare diciamo la presenza di questa cascina, che ormai storicizzata era presente all'interno del complesso, appunto all'interno del progetto. Per dare uniformità con il resto dell'intervento, quindi sono stati ripresi quelli che erano assialità, allineamenti, collegamenti visivi del giardino, e un po' questa immagine fotografica ci fa vedere quindi come è stato cercato di inserire questo nuovo progetto all'interno di un contesto. L'intervento poi si sviluppa, occupa una superficie di 10 ettari, è organizzato in 4 ambiti, di cui 2 dedicati agricola orticola e l'altra quella frutticola, e diciamo che si è posto l'obiettivo di riproporre quella che era l'atmosfera del luogo con una particolare attenzione nella composizione e nelle proporzioni dei singoli elementi, che ha permesso quindi di richiamare e interpretare quelle che erano le immagini storiche di riferimento. Si sono pertanto messi in evidenza quelli che erano gli aspetti estetici e di ricercatezza che si possono anche incontrare in uno spazio che spesso viene considerato di servizio, riproponendo alcuni di quelli che erano gli elementi scenografici che caratterizzavano il giardino, quindi le fontane, le gallerie verdi e i grandi viali alberati, però attraverso un linguaggio, anche qui, un linguaggio compositivo di matrice contemporanea. Diciamo, queste sono alcune immagini,
finito. Solo per, proprio per concludere, diciamo che in estrema sintesi i giardini della legge di Venaria Reale rappresentano nel racconto dei singoli episodi storie tra loro a volte differenti, ma intimamente legate dalla volontà evocativa dei tratti identitari del luogo, diciamo, dove lo schema compositivo rende possibile una lettura d'insieme che lega il giardino con le riture del complesso. Grazie.